tocca parlare, in senso buono, mi tocca ovviamente un tema che io adoro e che amo, ma sono quella che toglie, diciamo, l'anima romantica dell'arte. Chiaramente nell'ambito del progetto di educazione finanziaria non può mancare quello che è l'approfondimento del legame tra arte e finanza, perché è un legame che è molto, diciamo, datato, è un legame che nasce quando nel 600 secolo, quando nell'era del Rinascimento molto è stato fatto per l'arte, molto è stato fatto per valorizzare l'arte e è stato investito molto proprio in termini di cultura artistica e di tutte le opere d'arte che caratterizzano la nostra cultura e la nostra storia. Qui ho messo il primo elemento comune tra l'arte e la finanza e ho anche un po', diciamo, rubato quella che è impara l'arte, mettila da parte, ecco, io ho messo compra l'arte e mettila da parte, perché chiaramente chi desidera, e poi vedremo anche un po' di più nella profondità, chi desidera investire nell'arte inevitabilmente non lo può fare con un obiettivo temporale di breve termine, anche a volte succede in altri ambiti anche di poter guadagnare nel breve termine, ma per definizione l'investimento nell'arte esige tempo perché comunque chi investe in un'opera investe soldi e investe per un determinato periodo di tempo, perché innanzitutto chi sceglie un'opera è soprattutto una scelta emozionale, chi decide di investire nell'arte è in primis una scelta di orgoglio, di poter anche godere di quest'opera. Maurizio ha anticipato una parola che userò questa sera, che è sicuramente il dividendo estetico, cioè la prima cosa che una persona, che un soggetto che investe nell'arte prova è l'orgoglio, è la gratificazione di possedere quell'opera, di poterla vedere, quindi di poterla diciamo godere nel tempo privato, nel tempo della propria vita, ma anche il fatto di poter dire, di poterla esibire, di avere quella determinata opera. Quando io parlo di opera, è chiaro che ognuno di noi ha un collegamento mentale, chi pensa a un quadro, chi pensa a un'opera d'arte, a una scultura, ma l'arte veramente è la massimizzazione della diversificazione, perché ci sono molte tipologie di opere d'arte, abbiamo le carte topografiche storiche, piuttosto che gli arazzi, i tappeti, possiamo di tutte, ci sono anche collezionisti di quelli che sono i gioielli, tutto quello che riguarda la nostra storia può essere un'opera d'arte creata, nonché anche quella che è l'arte contemporanea, perché ci sono anche opere di artisti attuali, di artisti che oggi creano opere d'arte, e l'opera d'arte da sempre, sia nella storia ma soprattutto oggi, anche per una questione di sostenibilità, l'opera d'arte è una tipologia, è un mezzo di comunicazione. L'artista con la sua opera, a meno che non fosse un'opera commissionata naturalmente, ma con l'opera creata dal proprio animo, con l'opera creata dalla propria natura, l'artista vuole comunicare, comunica un qualcosa, comunica una passione, comunica una gioia, un sentimento, un'emozione, anche una tristezza, emozioni belle e anche tristi.